prova. Siamo al 3.56, Daga, contraria Commissione e Governo. Onorevole Frusone, prego. Grazie Presidente. Questo emendamento è molto simile a quelli precedenti. Su questa distinzione di parole, due parole che sembrano apparentemente simili, l'unicità e l'unitarietà della gestione, sono delle parole che a un occhio poco allenato possono sembrare simili, ma in realtà quando si parla di acqua cambia moltissimo, tant'è che noi potremmo parlare della truffa dell'unicità, perché approfittando, io ci vedo un po' del dolo in tutto questo, perché approfittando di una posizione della Corte Costituzionale sul tema, quando parlò a suo tempo di unitarietà, riferendosi al superamento della frammentazione delle gestioni e quindi si riferiva alla gestione delle reti e l'erogazione del servizio idrico integrato, quindi un discorso che effettivamente portava a un miglioramento della gestione idrica, ed è anche per questo che si chiama servizio idrico integrato, noi abbiamo assistito durante lo Sblocca Italia appunto a un colpo di mano, a una rivisitazione lessicale, diciamo, di quello che vedevamo prima, inserendo questo aspetto dell'unicità. Aspetto che, se prima unitarietà era sinonimo di efficienza, unicità invece è sinonimo di gestore unico, di grande gestore, di monopolio, quindi Acea, Iren, A2A e via dicendo. Abbiamo assistito quindi ad un grande regalo del governo Renzi a questi gestori che ora non dovranno far altro che aspettare, perché a questo punto, grazie a questa modifica che è stata fatta, dovranno semplicemente aspettare di ricevere la gestione del servizio idrico, perché così facendo il governo Renzi non ha detto che la gestione idrica deve essere per forza privata, ha semplicemente detto che la gestione idrica pubblica non è possibile, quindi l'alternativa è solamente privata e quindi l'alternativa è solo il gestore unico. Lo stiamo vedendo in tutta Italia, lo stiamo vedendo nel Lazio, dove Acea inizia a fondersi tra le sue varie società, Acea Ato 2 con Acea Ato 5, e intanto prova a mettere le mani in Talete, Acqua Latina non ne parliamo e via dicendo. Quindi si può dire tranquillamente che Lazio già è in mano di Acea. Si sposterà poi in tutto il resto dell'Italia centrale, perché ha delle azioni anche nelle società della Campania, della Toscana e via dicendo. Quindi semplicemente avete messo nero su bianco questa cosa, che semplicemente oggi l'acqua deve essere gestita da un privato e possibilmente meno privati possibili, in modo che ci saranno queste grandi multi-utility contro cui i cittadini perderanno, naturalmente solamente per una questione di forza contrattuale, di Davide contro Golia. E quindi di nuovo vediamo i cittadini che passeranno da status di cittadini a status di sudditi, perché purtroppo si ritroveranno di nuovo a combattere contro questi grandi gestori che immediatamente toglieranno i contatori. E quindi, siccome questo Stato, questo Paese non vuole combattere per esempio le grandi piaghe che affliggono questo Paese, come l'evasione fiscale, considerando che la grande evasione fiscale viene proprio da queste grandi aziende, non dai piccoli, per far cassa che fa? Invece di prendersela con l'evasione e quindi con le tasse, se la prende con le tariffe, usa le tariffe come cavallo di Troia per arrivare alle tasche dei cittadini, perché sulla tassa diventa più difficile arrivare fino alle tasche dei cittadini, mentre sulla tariffa basta staccare il contatore, si porta il cittadino a non avere nemmeno più l'acqua dentro casa e quindi a quel punto il cittadino disperato si prosterà di fronte a questi grandi player dell'acqua privata. Per questo noi chiediamo semplicemente di reintrodurre il concetto di unitarietà e abbandonare quello di unicità. Grazie.
La ringrazio, onorevole Frusone. Onorevole De Rosa. Sì, grazie Presidente. Questo è uno dei concetti un po' più tecnici ma fondamentali, perché con unitarietà si intendeva una gestione delle reti e un'erogazione del servizio che non doveva essere separata ma doveva essere coordinata, mentre con l'unicità noi portiamo appunto a una privatizzazione del sistema, perché solamente una grande multi-utility, un grande gestore ha degli utili e può cercare di prendersi tutto il mercato di una certa zona. Non sarà certamente un'azienda a totale capitale pubblico, comunque controllata dal pubblico, che può andare e mettersi sul mercato a competere con queste multi-utility. E quindi tutto andrà in mano ai privati, perché il mercato passa sopra a tutto. Quindi voi, con la solita tecnica di non dire le cose come le pensate, ma nascondere dietro alle norme, con una norma siffatta chiedete di passare alla privatizzazione del servizio idrico. Allora, come al solito, parliamo di questa legge come una legge che ha calpestato ancora una volta la volontà dei cittadini e di milioni di cittadini italiani che si sono espressi. Come al solito il PD fa il contrario di quello che promuove. La ringrazio, deputato, e adesso è iscritto a parlare il deputato Baroni.